Buongiorno a tutti, finalmente, finalmente, finalmente video sulla resina, mi è arrivata ieri e subito l'ho colata. Allora, questo video è il video prova di quegli stampi che avevamo fatto insieme con l'amido di mais, l'amido di riso, il silicone, eccetera, di cui vi metto il link sotto nell'info box se vi interessa, che volevo vedere un attimino come erano venuti, quindi sono cose molto molto semplici. Allora, vabbè, tiro fuori questo che era degli scarti. Questi però non c'entra niente ovviamente con questi stampi. Però ogni tanto fare questi fiorellini mi piace. Per fare le decorazioni in decoden sono utili. Allora, io direi di iniziare subito con il gelatino. Questo qui era un componente che mi ha mandato Francesca, che saluto, ciao Franci, che era opaco. Allora io ho detto con voi, ma secondo voi se io lucido con lo smalto trasparente questo componente, provo a farci il calco, mi risulterà lucido, semilucido anche lo stampo, quindi adesso avremo la prova. Tutte queste cose che magari vi dico rientrano sempre in questo video in cui ho fatto questi stampi con voi. E no, purtroppo no. Viene opaco e anzi farinoso. Strano. No, più che farinoso sono tutti residui del... Anche se non sembra, come si chiama? Dello smalto quando si secca. Quindi non fatelo assolutamente. Quindi abbiamo capito che è stato un fallimento. Poi tiriamo fuori questi. Abbiamo la stella marina, ovviamente devo andarla un attimo a limare, però mi sono stranamente rimasta farinosa, seppur l'ho pulito molto molto bene. Guardate che roba. Dunque, questo qui no, mi ricordo che alcuni li avevo fatti, come vi dicevo, con l'amido di riso. Questo è quello che piaceva tanto a me. Questo è venuto bene. È venuto opaco perché tanto il coso, la formina diciamo, era opaco, però questa è venuta bene, è pulita, non c'ha segni di farina, non c'ha grumi. Questo è venuto bene. Poi andiamo a questo cameo. Anche questo direi è venuto bene. Adesso qui sono rimasti, qui va pulito, eccetera. Prova via, anche questo è venuto bene. Poi abbiamo qui la luna. Eccola, questa è venuta bene, però è ancora umidiccia. Ed è anche abbastanza semilucida. Non so per quale ragione. Perché in fondo la luna, proprio quella con cui ho fatto il calco, era opaca. Ma poi tiriamo fuori quest'altro cameo. Questo qui mi pare che sia stato con la farina di riso. No, l'amido di riso.
invece che di mais, cioè la maizena. È lo stampo più duro, come vi avevo detto nel video, però la creazione si è asciugata meno. Non so assolutamente a cosa dipenda. È divenuto malissimo, assolutamente malissimo. Quindi niente. Poi la fotocamera. Questa è venuta bene, vabbè, un attimo da sistemare i contorni e ripulirla un attimino. Tanto purtroppo facendo gli stampi handmade non verrà una roba super precisa, lucida, bella, eccetera. Poi ho fatto anche la fotina. Anche questo tutto sommato adesso ancora si deve un po' asciugare. Io pensavo che con il caldo che fa si asciugassero prima, invece mi dà addirittura l'idea del contrario. Anche questa è venuta bene, a parte un attimo rifinirla, però va bene. Poi infine i fiocchetti, questo qui. Questo è venuto bene, è venuto anche bello lucido, molto bene. E questo qui, che è ancora morbidissimo, anche questo è venuto lucido. Ok, niente, queste sono tutte le creazioni che ho fatto con appunto questi stampi. Allora, che c'è da dire? Provare a lucidare quando si fanno i calchi non va bene, perché abbiamo visto con questo che viene male, a meno che non ci sia magari un lucido particolare. Io ripeto, in quel caso ho utilizzato lo smalto trasparente, che quindi si è seccato e ha reso, diciamo, secco anche lo stampo. Magari ci sono dei prodotti fatti apposta, questo sinceramente non lo so. Utilizzare l'amido di riso non mi è piaciuto, perché come vedete quelle che ho fatto con l'amido di riso sono venute un po' pattacose, quindi sinceramente continuo a preferire l'amido di mais, anche perché viene lo stampo più morbido, più un attimino più maneggevole rispetto a con l'amido di riso, che sono notevolmente più duri. Quindi questa era, diciamo, tra virgolette, queste sperimentazioni. Spero che il video vi sia utile e ci vediamo presto in nuove creazioni in resina più complete, più definite, eccetera. Baci. Ciao ciao.